le maniche. Se, quale scegli una delle tre vicine? Io scelgo Luca. La vicina. È la mia vicina preferita, Luca. Ma solo del campanello vicino, c'è mica un po' di zucchero. No, ma Luca viene specialmente per il caffè. Ah, viene per il caffè? Sì. Ovviamente il caffè. Ascroc. No, è per tenerci compagnia. Perlomeno okay. Quando non c'è mai. Vabbè, non diciamo. Non diciamo, ma non so. Cosa facciamo io e Luca? Ole! Hola! In che senso? No, nel senso che ci prendiamo il caffè, ci fumiamo la sigaretta insieme, ci guardiamo la televisione, ce la contiamo su e... Vabbè, lasciamo stare. Allora, Dante, il prossimo pezzo è... Mi hai detto che l'hai fatto con Marica, no? Sì, l'abbiamo fatto insieme. Raccontatecelo un attimino. Allora, è stato... siccome andavo sempre con lei, tipo, negli eventi, e quindi... All'epoca io conducevo un concorso di bellezza e Dante era venuto a presentare alcune sue canzoni. Ecco, poi l'ho visto a lei, l'avete visto quanto è bella, no? E quindi ho detto... Io l'ho sempre detto che Luca è una bella donna. Ma no, vabbè! Luca dall'altra parte. Vabbè, dai, vai avanti, scusa. Poi abbiamo parlato... Che con lei, che infatti volevo che lei partì di inserirla nel mio videoclip su questa qui che si chiama Si tu quieres, sì. È un track, una canzone sensuale, e comunque lei è venuta veramente bene. Ma la volevi una cantare? Canzone bellissima. La volevi cantare da in live? Sì, no. Lui prima del periodo aveva detto, volevo parlare sopra la canzone, perché dato che l'abbiamo fatta insieme, ci tenevo particolarmente, volevo chiedere se si poteva anche togliere un attimino il talk cover. Allora, io tolgo il talk cover e tu me la canti in live. Ci wow! Sei? No, perché comunque non l'ho cantato da solo, l'ho cantato anche con un'altra persona. Allora, facciamo una cosa. Noi togliamo lo stesso talk cover, lasciamoli parlare, gli facciamo fare quello che vogliono, però facciamo anche una bella cosa. Quando comincia a cantare io tiro su. Quando usciranno i prossimi singoli, qua adesso vi dobbiamo strappare una promessa, visto che hai detto c'è anche un'altra persona che ha cantato nel tuo singolo. Sì, sì. Quante persone collaborano ufficialmente nelle tue produzioni? Su questa canzone abbiamo tre. C'è una persona, la persona che fa il coro è in Cile. Ok. Poi un'altra persona che è un africano. E io. Ok, qua in Italia in quanti siete a collaborare? Due, tre, dipende, infatti a canzone, dipende la canzone. E possiamo strapparti una promessa? Dimmi. Alla prossima volta che tornerai qua, perché questa è soltanto la prima di una lunga serie di ospitate qui da noi a Radio Vigenova nel Party Time, okay. Noi vorremmo averti con la formazione completa ogni volta, è possibile da parte vostra? Sì. Bene, allora abbiamo strappato una promessa. E con Marica vestita come nel video. No, io voglio Marica vestita come Luca. Perché vestita come Luca? Ma perché? Ma che schifo. Ma io avevo fatto un precambio d'abito, ragazzi, quindi dovrei portare tre vestiti diversi. Io ve lo dico. Comunque Marica nel video è venuta veramente stupenda. Ah, ok. Grazie. È vero. E allora noi la facciamo sentire? Facciamola sentire, se poi ve la volete risentire. Allora, ve la trovate anche su YouTube. Esatto, però devi dire tutti. Sì. Più sensuale, detto da te. Care donne in ascolto? Dai, dillo. Sì, dimmi se tu quieres. Dimmi se tu quieres. Dimmi se tu quieres.